Allora, perché sei scesa in piazza oggi? Perché sono romena, perché sono una cittadina del mondo, perché sento il mio dovere, visto che abbiamo vissuto sotto la dittatura di Ceausescu e conosciamo bene questa non vita che stanno facendo tutti i cittadini che devono sopportare totalitarismo e crimini contro i diritti umani. E anche perché la nostra sindaca di una zona di Bucarest ha fatto la proposta di dare il nome del giornalista Protasenko ad una via e porterà questo suo nome nel suo onore e come anche manifesto da ieri in poi. Quindi voi vi siete uniti alla protesta contro lo Stato bielorusso portando la vostra solidarietà di chi ha vissuto la dittatura comunista? Assolutamente sì, facciamo dei testimoni, non è che è per sentito dire cosa vuol dire questa oppressione, perché non è stato neanche comunismo, è un nazionalismo vergognoso, è un totalitarismo dove si fanno sempre più spazio la corruzione.